Ciao a tutti, bentornati in cucina con Agnese. È ora di pranzo e allora prepariamo insieme i rigatoni con ratatouille di verdure. Gli ingredienti che ci serviranno per questa ricetta sono 320 g di rigatoni o qualsiasi altro tipo di pasta corta voi vogliate, dei peperoni, io ho scelto un peperone rosso e uno giallo, peso complessivo di circa 300 g, 250 g di mozzarella tagliata a cubetti, due cipollotti bianchi tagliati a striscioline, ci serviranno 200 g di pomodorini datterini che ho già tagliato a metà e a pezzettini, 150 g di melanzana tagliata a cubetti, un cucchiaio e mezzo di erbe di Provenza, sono erbe secche di rosmarino, maggiorana, timo, a insaporire la nostra pasta daranno un profumo eccezionale, un cucchiaino di zucchero, sale, olio, del pepe se volete, l'acqua sta per venire a bollire e allora mettiamoci subito a cucinare. In questo wok ho aggiunto 2 cucchiai di olio extravergine d'oliva, mi raccomando, sempre quello buono. È arrivata a temperatura, andiamo ad aggiungere il cipollotto. Un pizzico di sale che aiuterà ad appassirlo, non voglio che bruci, mi raccomando, lasciamolo cuocere per 3-4 minuti. Il nostro cipollotto si è appassito bene come vedete, andiamo ad aggiungere adesso i peperoni. Anche questi lasciamoli cuocere 3-4 minuti. Ho fatto cuocere i nostri peperoni per circa 5 minuti, li ho trasferiti in un piatto, li lasciamo da parte e andiamo avanti con gli altri ingredienti. Ho pulito il wok, come vedete, l'olio, ho rimesso un cucchiaio e mezzo di olio, è arrivata a temperatura perché il wok è già caldo, bisogna aggiungere le melanzane, un pizzico di sale così le facciamo appassire bene e queste dovranno cuocere per circa una decina di minuti, dovranno ammorbidirsi queste, ci vediamo dopo. Ho trasferito anche le melanzane, ormai belle morbide, insieme ai peperoni in questo piatto. L'ultimo ingrediente che ci rimane sono i pomodori. Andiamo ad aggiungere lo zucchero, mezzo cucchiaino, un cucchiaino, quanto volete voi, e un pizzico di sale. Anche qua. Lasciamoli andare proprio 3 minuti, non di più. I nostri pomodori sono prontissimi, non ci resta che riunire tutti gli ingredienti, dare una veloce mescolata, spolverare con le nostre erbe di Provenza. E il nostro condimento per la pasta è prontissimo. Spegniamo il fuoco, l'acqua nel frattempo bolle. Andiamo ad aggiungere la nostra pasta, i nostri rigatoni. Questi cuociono in 13 minuti, 2-3 minuti dalla fine li scolerò direttamente nel condimento e nel frattempo io vado a apparecchiare la tavola. Il nostro timer ha suonato, andiamo a scolare la pasta direttamente in padella. Anzi, nel wok. Diamo una bella mescolata. Io mi aiuto anche con questo altro mestolo. Ecco qua. Ultimo passaggio, ultimissimo. Non ci resta che aggiungere la mozzarella. Dare un'ultima mescolata. Impiattare, servire e andare a gustarcela. La nostra pasta con ratatouille è pronta per essere gustata. Io personalmente do un leggerissimo giro di olio crudo. È calda e fumante e io vado subito a mangiarmela. Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta e ci vediamo domenica prossima. Inviaci richieste e suggerimenti a agnese@cucinaconagnese.it. Oppure se vuoi visita il sito www.cucinaconagnese.it.